Queste sono le previsioni per l'economia italiana per il 2013-2014, rilasciate oggi dall'Istat utilizzando il modello di previsioni macroeconometrico. Vediamo i principali risultati per il 2014. In particolare dovremmo avere finalmente una crescita del PIL pari allo 0,7%. Questa crescita del PIL è associata a tre componenti che cominciano a riprendere vita. Da una parte il commercio estero. Avremo una crescita delle esportazioni pari al 3,7%. Dall'altra una lieve, moderata ripresa dei consumi che cresceranno dello 0,2%. Finalmente in territorio positivo dopo le forti contrazioni degli ultimi anni. Allo stesso tempo avremo una crescita degli investimenti pari al 2,2%. E la crescita degli investimenti è associata a un ripristino delle condizioni di liquidità e di incertezza che potrebbero tuttavia essere ancora più forti, ancora migliori di quelle ipotizzate nel modello. In particolare, qualora si verificassero delle condizioni migliori, gli investimenti crescerebbero di più e la crescita complessiva del PIL arriverebbe all'1%. Vediamo adesso invece alle componenti del commercio estero. Le esportazioni, la crescita delle esportazioni è associata a una crescita dei paesi emergenti ancora forte. Se invece il 4,9% ipotizzato dal modello si registrasse una crescita del 4%, ci sarebbe una conseguente riduzione delle esportazioni e una crescita del PIL dello 0,4% invece dello 0,7%. Tuttavia, queste condizioni di miglioramento dell'economia italiana non avrebbero ancora effetti positivi sull'occupazione. In particolare stimiamo che per il 2013 la crescita della disoccupazione sia pari al 12,1%, mentre nel 2014 il livello sarà pari al 12,4%.